Intanto grazie a tutti per essere qui. Lead the Future è un'associazione di mentoring che si occupa principalmente di studenti in materia STEM e cerchiamo di connettere studenti italiani con professionisti nel loro settore e aiutare appunto i ragazzi a ottenere obiettivi nell'ambito della carriera, quindi per esempio entrare in determinati programmi di studio oppure ottenere lavori in compagnie che si desiderano. Detto questo, la chiamata di oggi è parte di una serie di chiamate che stiamo facendo sull'orientamento universitario. Io mi chiamo Matilde e ho appena finito il mio bachelor a Cambridge e sto per iniziare un PhD a Stanford. Nel corso dello scorso anno ho avuto modo di vedere come funziona il processo di ammissione. Oggi qui con noi c'è anche Giulia, che magari puoi fare una piccola introduzione su te stessa. Beh, io sono Giulia, ho fatto il mio master e bachelor a Milano in ingegneria biomedica e ora sto facendo il mio dottorato a Berkeley in computer science. Ho iniziato nel 2018, quindi sto iniziando ora il mio terzo anno. Ho un po' di esperienza con le ammissioni, le applicazioni, beh, per aver fatto la mia e l'anno scorso ero come si dice, sulla commissione di ammissione, praticamente quando viene, dopo magari ne parliamo un pochino, ma quando viene ammesso, ovviamente la decisione dei faculty. Ma ogni faculty ha un gruppo di studenti, di solito uno o due, che vanno a revisionare le ammissioni prima di loro, in modo da avere già una serie di commenti e tutte queste cose. Quindi possiamo parlare anche di come funziona il processo. Questo è a Berkeley, ma sono abbastanza sicura che il processo sia più o meno lo stesso ovunque negli Stati Uniti. Ok, quindi magari possiamo iniziare il discorso che vale sempre quando si fa una domanda in un'università estera, è che bisogna iniziare molto presto. Solitamente in Italia ci si muove un mese, 2 mesi prima di iniziare il programma, mentre invece negli Stati Uniti, come in Inghilterra, bisogna iniziare almeno un anno prima, comunque 9 mesi prima rispetto alla data d'inizio del master o del PhD. Inoltre, negli Stati Uniti, per entrare in programmi di master o PhD, spesso è richiesta una esperienza di ricerca già significativa e quindi anche più dell'Inghilterra, quindi a maggior ragione bisogna iniziare prima, magari con 2 anni d'anticipo, a prepararsi e capire cosa fare per migliorare le proprie possibilità di essere ammessi. Ok, detto questo, magari un altro commento generale sul PhD e master, magari la differenza tra i due è che normalmente per un programma master si deve pagare le rette universitarie, mentre quando si è uno studente PhD di fatto si è un dipendente dell'università, quindi è l'università che paga lo studente. Un'altra questione importante è la durata dei programmi. Il master dura di solito 1 o 2 anni negli Stati Uniti, mentre il PhD dura circa 5 anni. E quindi sì, diciamo, è un impegno di tempo significativo e c'è anche da dire che molte persone iniziano il PhD subito dopo la laurea triennale e quindi sicuramente, diciamo, fa risparmiare tempo. Quindi sì, dette queste, diciamo, regole generali, magari faccio parlare un pochino Giulia e che puoi spiegare come funziona una domanda e quindi cosa è richiesto, diciamo, quindi come personal statement o diciamo a livello di ricerca. In generale, cioè l'esatta application e il tipo di documenti che le scuole vogliono può cambiare un pochino. Per esempio, MIT di solito chiede un singolo documento dove tu di solito scrivi a proposito della tua storia, di quello che hai fatto, storia in termini più di CV, quindi della tua carriera, e cosa ti aspetti dall'MIT, perché tu sei un buon fit per l'MIT, eccetera. A Berkeley abbiamo due tipi diversi di statement. Uno si chiama personal statement o statement of research, sì, research, something like that. E quello è un pochino come la stessa cosa dell'MIT, quindi è dove tu dici brevemente il tuo percorso e perché Berkeley. Perché Berkeley, quale gruppo? Di solito è buona pratica è ottimo magari individuare due o tre professori o due o tre gruppi di ricerca con quale tu saresti un buon fit, cioè dire di solito
voglio venire a Berkeley perché Berkeley è la più grande, una delle ottime, delle migliori università del mondo, la risposta è un po' grazie, lo sappiamo, abbiamo un ranking, non abbiamo bisogno di te che ce lo dica, quindi ci devi dare qualche motivazione in più per convincerci che tu sei un buon fit per noi. E quindi di solito dici, io vorrei lavorare con professore Pinco Pallino, penso, e magari, non so, vai a fare dei riferimenti agli ultimi paper che ha pubblicato, in modo, perché spesso quello che succede è che magari un professore parte da un topic e poi andando avanti con la carriera cambia, quindi è importante guardare gli ultimi lavori che si sono fatti. Questo è un pochino. E poi Berkeley è anche quello che noi chiamiamo il history statement, che invece è qualcosa che dovrebbe tecnicamente essere diverso dalla tua, cioè non parli di ricerca, non parli del tuo CV, è più un qualcosa che per conoscerti meglio, quindi se per caso hai avuto delle esperienze nella vita che ti hanno portato a prendere determinate decisioni, oppure se c'erano delle difficoltà che sei riuscito a superare grazie alle tue particolari skill. Quindi, al di là della tua ricerca e della tua carriera accademica in sé per sé, ci piace leggere per avere un pochino di contesto intorno alla persona, perché ovviamente se guardiamo semplicemente l'outcome della ricerca, potremmo avere uno studente che, tra virgolette, suona male, ma ha sempre avuto tutto facile, ha sempre fatto una bachelor all'MIT, è un master a Stanford e poi applica per il PhD a Berkeley, che ha già sei pubblicazioni o sette pubblicazioni, è sicuramente un ottimo studente, un'ottima studentessa, però diciamo che ha avuto un pedigree accademico che l'hanno messa in una condizione di sfruttare al meglio le opportunità per fare ricerca e per pubblicare paper. Quando magari uno viene da un'università che non è incentrata sulla ricerca ed è comunque ti arriva con due paper o con un paper, dici cavolo, questo studente, questa studentessa è riuscito ad avere un outcome di ricerca, a far sentire la sua voce anche quando l'environment in cui era non era magari appunto così spinto sulla ricerca. Questo, ma anche appunto storie più personali, dopo cioè, non faccio esempi perché dopo ogni storia è a sé, però in generale, cioè, se c'è qualche evento nella vostra vita personale che vi ha in qualche modo segnato e che pensate possa essere rilevante per noi da sapere nel momento in cui vogliamo conoscervi, vogliamo conoscere che tipo di persona siete, quello è sicuramente ottimo. Questi sono i due proposal, cioè i due statement che di solito bisogna scrivere e consiglio di iniziare adesso, cioè 3 mesi prima, 2 o 3 mesi prima, Ah, e poi perché ovviamente. specifichiamo che lui intende adesso se volete iniziare nel 2021, non se volete Se iniziare dovete nel 2020. pensare, esatto, adesso a Berkeley, ma in generale a Berkeley è a metà dicembre, la deadline per sottomettere, in generale negli Stati Uniti è tra metà dicembre e metà gennaio, dovete guardare bene online le deadline, quindi No, scusa, vai pure. per iniziare bisogna iniziare adesso perché ovviamente cioè, richiede tempo, è importante che mettiate giù un primo draft, farà schifo, è normale. Più iterazioni fate, meglio è. Poi una cosa interessante di quest'anno è che molte università hanno eliminato il requirement per il GRE, che è un test, diciamo, con una parte logico-matematica e una parte linguistica. Quindi, diciamo, siete ancora più fortunati in un certo senso perché non dovrete fare questo test. Però commento generale per magari le persone che non sono all'ultimo anno e che quindi faranno domanda l'anno prossimo. Il GRE è un test, come dicevo, che ha una parte logico-matematica e una parte più di lingua inglese. Richiede un po' di preparazione, direi un mese di preparazione, però non è troppo difficile. E soprattutto le università di solito non lo usano come elemento, diciamo, per selezionare veramente le persone. È più avere una barra minima per appunto i candidati. Sì, non ho mai visto application che sono state prese sulla base del GRE o scartate sulla base del GRE. Esatto, Di quindi solito se il GRE è particolarmente brutto, diciamo che è una red flag, quindi dici cavolo, questo studente rispetto alla media ha un GRE molto basso, però non è mai stata una motivazione per dire, cioè, quando ci hanno detto su come fare le revisioni, eccetera, una cosa che è stata detta chiaramente è: non mi puoi dire non voglio questo studente per il GRE. Cioè, questo è un.
Cioè non verrete mai scaldati per quello. Esatto, soprattutto nelle top tier university, e per un PhD il GRE è poco rilevante, quindi fatelo una volta, non preoccupatevi se avete punteggi non altissimi, perché comunque non è così, diciamo, non ha un impatto così elevato. Però un'altra cosa da dire è che di solito per il master ha un'importanza leggermente più elevata, e soprattutto per università che sono un pochino più mid-tier, da quello che mi è sembrato di capire leggendo magari online, quindi non so quanto sia attendibile, è usato un pochino di più come criterio di selezione, però semplicemente perché magari, diciamo, alla fine le persone che magari mandano domanda sono in una fascia più definita, quindi magari per scartare uno o l'altro il GRE è sufficiente, mentre magari se fate domanda a Berkeley, per selezionare veramente i 100 migliori candidati sarebbe impossibile guardando il GRE. E altra cosa, il test inglese. Anche il test inglese, io ho fatto il bachelor nel Regno Unito e quindi non mi è servito, però penso sia un requirement anche sul test inglese. Normalmente il TOEFL o IELTS, giusto? E la soglia minima, quello è un pochino più strict, nel senso che non ho mai visto dei TOEFL bassi, però di solito ti dicono che c'è una soglia minima, mentre per il GRE non c'è, cioè tu vai e dopo dipende un pochino come, ti ripeto, non è usato come una barra, mentre per il TOEFL c'è. Però se non sbaglio, la soglia minima potrebbe essere anche ti danno un'offerta e poi ti condizionano sul prendere un certo Non lo voto il so, perché TOEFL. oggettivamente, cioè, ti direi di sì, cioè, mi sembra strano che uno non, cioè, mi sembra assurdo che uno non venga ammesso semplicemente perché non ha un inglese ottimo. Ovviamente, cioè, è d'aiuto, però. E solitamente le barre non sono tanto alte, nel senso che Berkeley è 90 per il TOEFL. Quando ho fatto io il TOEFL, il mio inglese faceva schifo e ho preso 97, quindi, cioè, 90 è veramente bassina come barra. Stanford è più alto, mi pare, penso sia 100. MIT penso pure sia 100, però comunque ecco, in generale se il mio inglese faceva schifo quando l'ho fatto e l'ho passato, quindi non è più una cosa del impari a fare il test che impari l'inglese, poi l'inglese lo impari quando sei qua, quindi si tratta di fare un po' di pratica. Oltre a questo, l'altra cosa che mi viene in mente è l'interview. Da quello che ho visto, l'interview per il PhD non è quasi per niente importante, nel senso, di solito, almeno a Stanford, è stata fatta 3 giorni prima che venissero rilasciate le decisioni, quindi immagino che l'impatto che abbia avuto sia stato comunque minimo. Non so se è solo una mia impressione, ma questo è il feeling che ho avuto. E oltre a questo, è più una chiacchierata informale, non vi verranno chieste domande, che ne so, sulla matematica, risolvere i problemi. È più una chiacchierata sui vostri interessi, sul perché avete fatto domanda a quella determinata università. Giulia, non so se commento su com'è a Berkeley o in generale nella tua esperienza, com'è negli altri programmi degli Stati Uniti. Per l'interview? Sì. È una cosa obbligatoria, a meno che il professore non abbia già avuto contatti con te, nel senso che se tu conoscevi già il professore da prima, quella non è obbligatoria, in generale è obbligatoria. Succede che, cioè, quest'anno noi è successo, avevamo tre o quattro persone ammesse, cioè ammesse, tra virgolette, dopo la review dei tre o quattro candidati da ammettere, e dopo l'interview ne abbiamo ammesso uno. Ma generalmente era perché i professori, cioè in questo caso i miei advisor, non pensavano che la studentessa fosse un buon fit, cioè loro non sarebbero stati un buon fit per la studentessa, nel senso che gli interessi della studentessa non combaciavano perfettamente con i loro, quindi era più una cosa, Certo. cioè non perché lei non fosse abbastanza brava, ma perché i miei advisor sentivano di, tra virgolette, non essere il fit giusto per loro, quindi cioè, succede, cioè che l'interview possa cambiare, però ecco, non è solitamente una cosa, non è un'interview tecnica solitamente, quindi se l'idea cambia durante l'interview è solitamente nel tuo interesse, che dopo uno possa dire grazie, intanto ammettimi, poi ci penso io, però sì, ecco, non... Sì, poi tra virgolette non... sì. no, stavo dicendo, Succede. ieri invece abbiamo parlato del processo di selezione nelle università inglesi Sì. e invece lì è diverso, nel senso che l'interview comunque ha un impatto sull'essere ammessi o no. Ovviamente anche lì non è, per undergrad è molto importante,
Invece per graduate anche lì non è così importante, però comunque non è come negli Stati Uniti che è quasi più una formalità o comunque un capirci, cioè un mettersi. Sì, no, quello sì, E, assolutamente sì. sì. Oltre a questo hai menzionato il fatto di conoscere i professori prima e quindi secondo me qui vorrei fare un punto importante. Negli Stati Uniti è molto importante aver lavorato già con un determinato gruppo di ricerca perché alla fine, diciamo, se un professore ha collaborato con voi, è una garanzia che sarete un buon match per il suo gruppo. Perché per quanto uno studente possa essere bravo, c'è sempre la possibilità che magari non ci si trova, sai, anche dal punto di vista magari più Sì. personale o comunque. Sì, e quindi un mio consiglio è, se avete ancora tempo e magari siete nel secondo anno, comunque vi manca ancora qualche anno per mandare la domanda, secondo me può valere la pena fare un'esperienza di scambio. Molte università negli Stati Uniti d'estate accettano studenti. Penso che Giulia abbia fatto un'esperienza simile, non proprio. E comunque questo qui è un ottimo modo per farsi, per fare capire che si è una persona in gamba. E oltre a questo è anche un ottimo modo per collezionare lettere di referenza, perché se lavorate con professori considerati importanti nel vostro ambito e avete una referenza da loro, sicuramente farà, diciamo, buona impressione al comitato di ammissione. Quindi magari se. Sì, le lettere di raccomandazione bisognerebbe fare un meeting con i professori.